Non so come iniziare questo video, non ne ho proprio idea. In pochi di voi lo sapranno perché nessuno fa caso alla data, ma 5 anni fa io ho cliccato crea canale su YouTube e me lo ricordo ancora quel momento perché l'ho registrato e se volete ve la faccio anche vedere. Sì. Perfetto. Dopo questa imbarazzantissima clip di me, voglio parlare un attimo di cosa è successo in questo canale durante gli anni e poi regalarvi qualcosina. Quindi state attenti e guardate il video. 5 anni è un botto di tempo, ragazzi. Cioè, 5 anni fa io ero tipo in seconda o terza media. Non avevo idea, non avevo considerato che al quinto anno su YouTube sarei stato qua pronto per la maturità, a morire sui libri praticamente, a pensare all'università e un sacco di cose. E in 5 anni sono successe un sacco di cose su YouTube. È cambiata la grafica un sacco di volte, gli algoritmi, le persone che sono rimaste, le persone che sono nate, che sono nate via. E io ho quasi sempre tenuto una programmazione pseudo decente, ho avuto dei momenti di assenza, dei momenti di più presenza. L'anno scorso è stato un grande momento di presenza, infatti abbiamo raggiunto 32 mila iscritti, cioè vuol dire che potrebbero essere anche 4-5 paesini piccoli tutti insieme pieni di persone che hanno cliccato iscriviti a questo canale YouTube. Ragazzi, è una cosa pazzesca, io non ci credo ancora. Quel canale lì è una cosa pazzesca, io non me lo sarei mai immaginato. Mi ha portato un sacco di collaborazioni, conversazioni con persone in inglese, persone che mi fanno i complimenti, persone che mi criticano, persone che mi danno consigli, persone che mi fanno delle proposte anche troppo assurde, allora devo dirti no, purtroppo. Avrete anche notato che nel corso degli anni è cambiato il tipo di format. Una volta facevo solamente After Effects e pochi unboxing, adesso faccio più unboxing, meno After Effects, più fotografia, perché in 5 anni io non sono la stessa persona in 5 anni fa, quindi è cambiato un sacco anche nella mia personalità. Io una volta ero appassionato dei video di Freddy Wong, che ancora non si chiamava Rocket Jump, e io ho iniziato, penso principalmente perché volevo a usare After Effects, perché volevo imparare a fare i video come li faceva lui, senza sapere però che lui usa un sacco di altri programmi e collaboratori. Però penso di essere iniziato da lì, ma nel tempo ho sviluppato un interesse maggiore per la fotografia, per la qualità delle riprese, piuttosto che solo sulla post-produzione, perciò ho ampliato un po' gli argomenti e ultimamente avrete notato che si è diminuito molto la mia produzione, perché la scuola in questo anno è molto pressante, lo sport, la vita privata. Quest'anno è diverso molto dall'anno scorso, quindi purtroppo non riesco a tenere una programmazione seria. Ed è per questo che su Facebook avevo chiesto se volevate che postassi i video di viaggi, così l'ho fatto, anche se non hanno riscontrato tutto questo successo. Vedrò poi se mettere gli altri. In ogni caso, se voi mi seguite su Instagram o ovunque, potete sempre sapere come sono messo, cosa sto facendo. In ogni caso, questi 5 anni mi hanno portato anche partnership vere e proprie. Ragazzi, io dopo pochissimo tempo su YouTube ho avuto la mia prima partnership con Megatube. Io ero, ragazzi, questa voglio raccontare, ero in palla veramente. Stavo tornando a scuola, ho visto la mail sul telefono, sull'iPhone 3GS, che è proprio rottami, e niente, cioè ero in palla. Sono stato con loro per un po', poi uno o due anni fa mi hanno contattato quelli di Megatube, di Thomas Hardware, e sono entrato con loro, ho disegnato di là, si cambia e ci si trova in modo diverso in sostanza. Quindi il sotto di questi 5 anni è che sono cresciuto molto, ho imparato a gestire molto bene il tempo, molto male il tempo, dipende dalle situazioni, però comunque l'anno scorso sono riuscito a postare praticamente un video a settimana e di ciò sono veramente fiero, perché mi organizzavo bene gli impegni e tutto quanto, e ho anche avuto una discreta media a scuola, quindi sono riuscito a organizzarmi bene. E anche con lo sport è andata bene alla fine. Mi hanno fatto imparare un sacco di cose su come ci si muove sul web, come comportarsi, cosa cercare, cosa rispondere, come non rispondere, come reagisce la gente alle cose che fai. Quindi questa cosa penso che sia stata una delle scelte migliori che abbia mai fatto, perché mi ha portato fino a qua. Basta con i ringraziamenti, adesso passiamo alle cose un po' più serie. Per ringraziarvi di tutto quanto, dei
del supporto, dei mi piace, delle condivisioni, di tutto quanto quello che mi avete dato, io voglio darvi qualcosa in cambio. Ed è per questo che ho pensato a un piccolo contest. Non so se contest sia il modo giusto di chiamarlo, perché è più un giveaway, boh, non lo so. Vi do della roba. Io non intendo droga, ragazzi, ovviamente. In pratica, quello a cui ho pensato è: nella mia camera ho un sacco di cose che non uso, che prendono polvere e che sicuramente qualcun altro potrebbe usare. Perciò ho detto, perché non darvele? Adesso vi faccio vedere di cosa sto parlando. Ho raccimolato tutte queste cose qua e voi le potrete avere se adesso ascoltate bene come funziona. Vi spiego anche che cosa sono, così vi fate un'idea. Le modalità di partecipazione sono le seguenti. Ovviamente mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale e fatemi un po' di pubblicità in generale, che non fa mai male. Ma la cosa più importante per partecipare è commentare. Io voglio che facciate un commento, uno solo è sufficiente, in cui mi scrivete che cosa avete intenzione di fare con queste cose e perché le dovrei dare a voi, qual è il vostro percorso, i vostri obiettivi, le vostre aspirazioni per quest'anno, qualcosa su di voi in sostanza, e così almeno so a chi le sto dando. A quel punto il vincitore, o meglio i vincitori, saranno decretati in modo completamente casuale. Vedo se trovo qualche strumento per la selezione a caso di un commento in un video, oppure lo scelgo io semplicemente così a caso. Il 25 di gennaio io contatterò i vincitori e per messaggio privato, quindi tenete d'occhio la casella di posta, perché se non mi rispondete entro 2 giorni io vado a quello dopo sostanzialmente. I 3 vincitori si spartiranno in modo che vi spiegherò queste cose qua. Però una cosa, ragazzi, visto che non sguazzo nei soldi e che non posso pagare tutte le spedizioni, le spedizioni per queste cose ve le dovreste pagare voi. Indicativamente andranno intorno ai 7-8 euro, forse qualcosina di più. In ogni caso ve lo faccio sapere, dipende da quanto viene grande, quanto viene a pesare il pacco. Comunque, se poi non volete pagare le spedizioni, non c'è problema, io mi rivolgo comunque a qualcun altro, non vi preoccupate. I pacchi sono numero 1, numero 2 e numero 3. Non c'è nessun particolare ordine, li ho solo raggruppati in modo un po' così, insomma. Il pacco 1 consiste in una tracolla molto bella con l'aggancio qua in fondo che si può anche staccare, delle gelatine per i LED, oppure le potete usare nel modo in cui preferite. Qua abbiamo una sacca che originariamente conteneva un treppiedi, ma voi potete metterci quello che vi pare. Questo è un dimmer per il flash, è una specie di piccolo softbox, ve lo faccio vedere un attimo. Vedete, è fatto così e si attacca attorno al flash, è più o meno universale. E il pezzo forte che è questa, che è una meravigliosa borsa a tracolla, vedete, ha solo una tracolla. Qua sopra ha una tasca e qua ha la tasca principale con gli scompartimenti e qua una taschina piccola e altre cosette varie. Il pacco numero 2 comprende questa, che è una lens mug, una tazza, io non vi consiglio però di metterci le bevande, conteneteci qualcos'altro perché è di plastica. Questo che è un porta obiettivo sacchetto e questa che è una Polaroid Autofocus Vision SRL. Purtroppo non credo che in commercio ci siano ancora questo tipo di pellicole, in ogni caso comunque un buon oggetto da collezione. E qua dentro, questa non è solo la scatola in cui verranno spediti, è anche, no, non ve lo faccio vedere fuori del tutto. Qua dentro c'è un teleprompter. Un teleprompter è uno strumento che si utilizza per esempio quando si fanno i TG, nel senso che uno si mette qua che deve parlare, viene ripreso e c'è uno specchietto a 45 gradi e sotto c'è un monitor che contiene delle parole da dire. In sostanza quello che succede è che le parole scorrono, vengono riflesse sul vetro, la camera si trova al di là del vetro, però la camera non riprende le parole e in pratica la persona che parla legge le parole esattamente guardando in camera, perché lei vede le parole che si riflettono ma la camera non le vede, e questo quindi vi permette di fare discorsi più o meno fluidi, preparati e di non sbagliare più volte in sostanza. Questo particolare teleprompter è in legno fatto a mano da me e mio babbo. Quindi ci sono le viti sotto montate nel modo giusto, è fatto in un vetro, il vetro lo potete cambiare, potete fare anche le modifiche che volete. In ogni caso, questo è un bel paccone. L'ultimo pacco contiene un'altra sacchettina per obiettivi, un kit di pulizia che è questo qua, questo è un esposimetro, questo è un cavalletto piccolino, 2 piastre quick release e questa che è una borsa comoda per le macchine fotografiche
o comunque piccoline, non è enorme questa. E dentro c'è anche la tracolla. Quindi in descrizione trovate comunque tutti i dati e le cose di ricapitolazione. Io vi ringrazio ancora per questi 5 anni e purtroppo non riesco a promettervi qualcosa di proprio serio per i prossimi mesi, perché alla maturità arriveremo alle simulazioni e ci tagliano le gambe. Quindi insomma, questa è la situazione. Grazie ancora per aver guardato il video, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo.